invece, parlando di guadagni, siccome c'è Tremonti che si sta vantando di brutto per questa grande idea che ha avuto per lo scudo fiscale. Si è fatto le pippe a domani stamattina. Sì, però Tremonti, se sono rientrati 80 miliardi di euro, entrati in, diciamo, in possesso del nostro paese perché qualcuno li aveva portati fuori. Certo. Questo è soltanto il 5% di quello che gli italiani hanno portato all'estero. Vuol dire che ce l'hanno fumati 1600 di miliardi. O forse anche di più. Poi. Quindi, è inutile che fai il figo, sono riuscito a rimpatriare 80 miliardi. Perché non li fai rientrare tutti invece di tassare loro, che sono dei farabutti al 5%. E noi stronzi invece che lavoriamo in questo paese, ci facciamo un culo così per pagare le tasse e ci spazzi via il 50%. Scusa, non è molto chiaro il meccanismo. Allora, adesso sembrerò un po' impopolare per gli stranieri che sono in Italia. Ancora. Non è un discorso rivolto agli stranieri. Te l'hanno già scritto i rumeni. Sono un po' bossi ultimamente. Sì. Ma i miei cari amici che vengono regolarmente qui a lavorare e io li stimo tantissimo. Quando guadagnano i danesi, vanno alla Western Union e si mandano al loro paese. È per quello che vengono qua, scusa. Sì, ho capito, ma che danè lì? Non è che li rispendono qua, li rimandano lì. Ma cosa c'entra? Ma glieli tassano qua, ma che discorso è? Ma che cazzo stanno a tassare? Che lavorano tutti in nero, pirla! Allora se lavorano in nero... Ma che cazzo stai dicendo? Che la metà lavora sottopagata nei campi! Ma quei bastardi che li sfruttano, poverini! È strano, Paolo, ha bisogno di ferie. Ha veramente bisogno di... Io devo governare l'Italia! Cosa vuoi? Datemi il potere! Cazzo di Minotofolo! Io sto paese! Io adesso, vabbè, faccio anch'io l'impopolare! Tutti! Basta! Dove vai? È partito! Come sta andando? Basta anche tu! Devi pagare le tasse! Greco del cazzo! Anche te, Pippo di merda! Paolo, hai detto Pippo di merda! Eh? Hai detto Pippo di merda! Io Pippo bene! Io lo compro buono! Paolo, allora, Pippo è assunto a Libri, quindi... Ma non ti sente il cazzo, uomo! Pippo centralinista di merda! Che cazzo mangi sul lavoro, bastarda! L'hai appena finito di farlo anche tu. Cosa si con questi capelli grigi? Sembra di Minotofolo, guarda, chi ha rubato la marmellata? Paolo, chi lo sa? Allora, Pippo è dipendente, lui le paga per forza le tasse. Wender è un preciso, le paga sempre le tasse. Sì, anche di più ne paga. Anche di più a volte, io pure, tu pure. Sei tu quello un po' in dubbio, capito? Cazzo di straniero. Scusate ragazzi, forse...